Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Gli iscritti risalenti alla scorsa estate sicuramente si ricorderanno del video in cui, ancora ignaro del destino che avrebbero avuto le mega evoluzioni in Pokémon Sole e Luna, tentavo di prevedere quali sarebbero stati i Pokémon che avrebbero potuto guadagnare questa forma evolutiva nei giochi di settima generazione. Quest'oggi andremo a svolgere lo stesso identico processo ma con le forme Alola. Sappiamo dai recenti annunci che in Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna ci saranno nuovi Pokémon aggiuntivi e questi molto probabilmente non saranno altro che nuove forme Alola intercambiabili tra i due titoli e tra i precedenti giochi ambientati ad Alola. Prima di iniziare con questa sorta di teoria andiamo però a fare qualche piccolo disclaimer prima di iniziare col video. 1. Questo video prenderà in esame solo i Pokémon della prima generazione. Per la seconda, la quale potrebbe avere alcune forme Alola aggiuntive, ci sarà un video apposito. 2. I Pokémon sono scelti in base ad alcune caratteristiche come la loro origine, la loro rinomatezza e il rapporto che essi hanno con Pokémon che già hanno una forma Alola, ma comunque spiegherò i motivi più specifici all'interno del video. Detto ciò, possiamo iniziare subito. Dei 151 Pokémon che compongono la prima generazione, possiamo già rimuovere tutte le catene evolutive che presentano già forme Alola oppure mega evoluzioni, in quanto è difficile che Game Freak vada ad aggiungere un'altra feature a Pokémon che già possiedono una caratteristica così importante come potrebbe essere una mega. In questo modo bruciamo già 60 Pokémon circa, facendo scendere il numero di candidati, se così si può dire, a più o meno 90. Da questo momento possiamo provare a togliere altre specie di Pokémon, come ad esempio le catene evolutive di Jigglypuff e Clefairy. Questo perché essi hanno già cambiato il tipo in sesta generazione con l'arrivo dei vari folletti e perciò sono meno indicati per un ennesimo loro stravolgimento. Inoltre, siccome in questo video si parlerà solo ed esclusivamente della prima generazione, rimuoveremo dai candidati anche tutte quelle catene evolutive che hanno qualche evoluzione finale sfociante in altre generazioni. Questo ragionamento non si applicherà con le pre-evoluzioni invece, perché abbiamo visto già in casi come Raichu e Marowak come Game Freak non abbia problemi a fregarsene totalmente di certi Pokémon che da tipo terra diventano fuoco spettro senza apparente motivo. Facendo questo procedimento i Pokémon disponibili diventano magicamente solo, fra tante virgolette, 75 circa, praticamente dimezzando il loro numero originale. In questi 75 Pokémon rimangono comunque catene evolutive come quelle di Poliwag o Vileplume, dato che, nonostante abbiano evoluzioni alternative nelle altre generazioni, presentano comunque una forma finale all'interno della prima generazione. Ed ora, da questa lista di 75 Pokémon, andremo ad estrapolare le 5 catene evolutive più quotate, secondo me, per ricevere una nuova forma Alola. Premetto ragazzi che ci sono tantissime forme Alola possibili in quei 75 Pokémon di cui vi parlavo prima, ma per vari criteri ho deciso di estrapolare questi 5 Pokémon che vi andrò a far vedere, che poi vi spiegherò all'interno del video. Inoltre trovate in descrizione i link dei Fakemon che vedete in questo video come giusto tributo a chi comunque li ha creati. Detto ciò, il primo Pokémon che volevo mostrarvi è questo Machamp forma Alola. Machamp ovviamente catena evolutiva compresa, se vogliamo. Perché proprio Machamp? Per un ragionamento che avevo già fatto tempo fa. In prima generazione abbiamo 4 Pokémon che si evolvono tramite scambio. In particolare ci sono questi 4 Pokémon che sono i più conosciuti in sostanza. Abbiamo Alakazam, Gengar, Golem e poi abbiamo Machamp. Di questi 4 Pokémon, 2 hanno la mega evoluzione e sono Gengar e Alakazam. E uno ha la forma Alola e sarebbe Golem. Quindi in questi nuovi titoli che promettono nuove forme Alola, almeno a quanto sembra che ci sia stato detto, secondo me avrebbe molto senso completare questa sorta di cerchio dando una forma Alola degna anche al nostro Machamp. In questo caso questo Fakemon ci mostra un Machamp di tipo lotta e roccia. Non so se potrebbe essere il destino che potrebbe avere un'ipotetica forma Alola di Machamp, ma sicuramente mi piacerebbe vedere una sorta di Pokémon di questo genere. In ogni caso nulla, secondo questo mio ragionamento avrebbe moltissimo senso aggiungere questo Pokémon nei nuovi titoli come forma Alola in modo tale da concludere questo cerchio e finalmente rendermi contento con un Machamp forma Alola che lo volevo dall'alba dei tempi praticamente. Abbiamo poi Koffing e Weezing forma Alola. Questi Pokémon sono dall'alba dei tempi accostati alla forma Alola. Quando è arrivato Mach ci si aspettava questi due Pokémon,
non sono arrivati, ma secondo me con Ultrasole e Ultraluna potrebbe essere la volta buona. Iniziamo col dire che per l'appunto sono la controparte di Mac e quindi avrebbe il suo senso renderli disponibili in un certo senso in Pokémon Ultrasole e Ultraluna, e inoltre secondo me sono dei Pokémon un pochino dimenticati, sicuramente poco usati, e una loro nuova formarola potrebbe di sicuro risollevare le sorti di questa specie di Pokémon che è stata sfrattata dall'universo. Tra l'altro penso che l'artwork sia molto azzeccato in questo caso, perché se noi abbiamo da una parte un Mach di tipo veleno buio, qua abbiamo un Weezing di tipo veleno psico. Psico sappiamo tutti che è un più o meno la controparte del buio, e secondo me un ipotetico Weezing forma Alola, che secondo me è probabile per l'appunto, potrebbe veramente essere di tipo psico e non magari di tipo fuoco come altri artwork che ho visto su internet proponevano. E nulla, in questo caso abbiamo la combinazione di due fattori, ossia la controparte che questo Pokémon possiede con Mach e inoltre il fatto che questo Pokémon sia abbastanza poco considerato all'interno di metagame, ma in generale anche all'interno della storia. Penso che in pochi abbiano utilizzato un Weezing durante le loro avventure, e una sua ipotetica forma Alola secondo me potrebbe risollevare le sorti di questo Pokémon, che diciamo non se la passa molto bene. Ma passiamo subito al terzo Pokémon. Volevo dirvi ragazzi anche che non sono in ordine di importanza, sono in ordine sparso, quindi non ammazzatemi nei commenti. Abbiamo poi questo Lapras forma Alola. Lapras ragazzi è un Pokémon che secondo me ad Alola è troppo presente per non ottenere una sua forma Alola ipotetica. È un Pokémon attuo al trasporto, fa parte del Poketrasporto, come Machamp tra l'altro del resto. E ragazzi, secondo me è un Pokémon che si presterebbe tantissimo per una forma Alola. Questa è più distinto quasi, perché non ha particolari concordanze con altre forme Alola, è un Pokémon importante, non è assolutamente sfrattato, soprattutto in prima generazione, uno dei migliori, ma secondo me potrebbe veramente spaccare come forma Alola. E secondo me tra l'altro Game Freak non si farà sfuggire l'occasione. Ricordo che è stato già presente questo Pokémon alle isole Orange e aveva delle caratteristiche particolari, parlava telepaticamente, insomma è legato a questi ambienti, una sua forma più o meno alternativa, in realtà parlava semplicemente telepaticamente, ma comunque potrebbe venirne fuori un tipo psico per intenderci. In sostanza secondo me potrebbe per l'appunto essere sfruttata al meglio questa sua forma, e potrebbe essere creata una forma Alola magari solo di tipo ghiaccio, ma come dicevo prima potrebbe starci molto bene anche, che so, un acqua psico o un ghiaccio psico. Difficile quest'ultimo perché sì, però ci vedrei bene assolutamente un acqua psico, questo non lo tolgo, e per me Lapras è comunque un candidato da sempre a ottenere una sua forma Alola all'interno dei Giga. Abbiamo poi ragazzi un discorso analogo più o meno a quello di Weezing, ossia quello di Primeape. Questo Pokémon è diciamo la controparte di Persian, è un Pokémon sfrattato dal metagame, dalla regione di Kanto, insomma in pochissimi hanno utilizzato Primeape, soprattutto perché manca si voleva a dei livelli che non stavano né in cielo né in terra. E per l'appunto nei titoli Ultrasole e Ultraluna potrebbe tornare alla ribalta con una forma Alola, magari di tipo ghiaccio, ma potrebbe essere anche di tipo elettro. Ho visto dei fake moon interessanti sul web, se vi interessa fate delle ricerche, troverete sicuramente qualcosa di molto bello. Tra l'altro questo artwork è molto carino secondo me, perché va un po' a snaturare Primeape. Noi siamo abituati a conoscere un Primeape incazzato, un Primeape che tende sempre ad avere eccessi di ira. In questo caso invece abbiamo un Primeape un pochino più triste, magari sottolineando come questa sua ipotetica forma Alola potrebbe cambiarlo in un certo senso anche caratterialmente. E nulla, per lo stesso discorso di Weezing, ossia per la concordanza che avrebbe con Persian e per il fatto che non è particolarmente importante come Pokémon, soprattutto in prima generazione, secondo me Primeape potrebbe tranquillamente essere presente in un prossimo titolo sotto forma di forma Alola. Questo gioco di parole era un po' orribile. Concludiamo la nostra carrellata di previsioni delle forme Alola con Arbok forma Alola. Questo Pokémon è anche lui una controparte, per la precisione la controparte di Sandshrew e Sandslash. Ma ragazzi, secondo me quello che potrebbe essere più indicativo per un arrivo di Arbok sotto forma di forma Alola sarebbe il fatto che nei giochi Pokémon manca una specie Pokémon serpente, potremmo dire di terra in sostanza, un serpente che viva nei deserti, o perlomeno manca un Pokémon di questo genere fatto bene. Secondo me Arbok e una sua ipotetica forma Alola potrebbero essere veramente perfetti per ricoprire questo ruolo. Sappiamo che nella nuova regione c'è un deserto sull'isola di Akala,
E quindi, secondo me, un Harbaugh in quel punto lì ci starebbe veramente da Dio, senza considerare poi, tra l'altro, che per l'appunto è la controparte di Sandslash e quindi avrebbe il suo cavolo di senso mettercelo, no? Detto ciò, questo artwork è bello, secondo me, dà un tocco di cattiveria in più, secondo me, ad Harbaugh, tocco di cattiveria giusto, lo rende per l'appunto di tipo terra, come volevo io, terra veleno, secondo me è anche un bel contrasto terra veleno, perché tecnicamente sarebbero due elementi che si annullano a vicenda, e nulla, per me Harbaugh potrebbe tranquillamente essere all'interno dei prossimi titoli come forma Alola. Ed è una delle più quotate in assoluto, lo era già ai tempi, figuriamoci adesso con questo nuovo annuncio di nuove forme Alola. Detto ciò, ragazzi, il video può concludersi. So che ce n'erano molte altre, c'era ad esempio Arcanine che era molto quotato, però Arcanine lo vedevo come un Pokémon molto ben considerato e quindi per i parametri che mi sono imposto ho deciso di escluderlo da questo video. In ogni caso anche lui è possibile. E tra l'altro fatemi sapere qua sotto nei commenti se ci sono dei Pokémon in particolare che vorreste vedere come forma Alola o se ci sono dei Pokémon che voi credete che diventino delle forme Alola nei prossimi titoli. Se poi questo video vi è piaciuto vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace. Un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere i feed. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.